gli amici, i compagni, se vuole proprio lo possiamo dire tranquillamente, che mi hanno invitato, ovviamente partecipo ben volentieri, perché penso che un momento del genere per la politica italiana soprattutto è importante avere un momento di confronto anche serrato, non necessariamente dobbiamo essere tutti d'accordo su alcuni aspetti, però su alcuni punti bisogna invece fare secondo me quadrato, e proprio su questo bisogna confrontarsi e trovare delle soluzioni, a prescindere poi da quello che sarà il risultato, perché poi quella che è la sfida che abbiamo di fronte sia a livello nazionale ma anche a livello regionale, visto quelli che erano i fatti accaduti in passato, credo che bisogna fare veramente quadrato come cittadini, poi come politici, per ripristinare una serie di condizioni fondamentali. L'esempio che diceva Roberta prima del comune di Nettuno, noi siamo entrati dopo 2 anni e mezzo di scioglimento per infiltrazioni, quindi la storia la conosciamo tutti, sapevamo quelle che erano le difficoltà che abbiamo vissuto su questo territorio, e ripartendo proprio da quelle difficoltà abbiamo ricostruito un percorso sano, virtuoso. Faccio degli esempi: il comune di Nettuno pochi giorni prima dalle elezioni, quindi a marzo del 2008, ha sottoscritto tramite i commissari un protocollo d'intesa con la prefettura per il controllo sugli appalti sopra i 250.000 euro. Il comune di Nettuno, nel momento in cui è entrata l'amministrazione che io mi onoro di guidare, ovviamente ha mantenuto quell'impegno con la prefettura, quindi tutti quelli che erano gli appalti che potevano essere comunque soggetti ad eventuali infiltrazioni venivano vagliati preventivamente dalla prefettura di Roma. Quindi c'è stato questo impegno che è stato mantenuto nel tempo, soprattutto a tutela e garanzia dell'amministrazione e quindi della città tutta. Altri impegni che l'amministrazione si era assunta, ovvero quello di scardinare una serie di scandali che erano presenti sul nostro territorio e che avevano poi fatto parte anche di quella famosa relazione della commissione accesso, io lo cito sempre perché poi ogni tanto ce lo dimentichiamo a Nettuno, però è bene anche ricordarlo, perché lo scandalo della Tribù d'Italia, della Nettuno Servizi, che è diventato di ordine nazionale, di cronaca nazionale, se non ci fosse stato l'impegno forte dell'amministrazione di Nettuno nel andare a intaccare una posizione e un privilegio che si era creata quella società, forse oggi stavamo ancora in quelle condizioni, e nelle stesse condizioni si ritrovavano quei 500 comuni che in tutta Italia hanno vissuto e subito quella che era la vicenda della discussione dei tributi. Oggi il comune di Nettuno si può vantare di aver cacciato dal 1 gennaio 2012, no, di quest'anno, dell'anno scorso, anche l'Equitalia, perché gestisce totalmente l'ufficio tributi, tutta quanta la pratica, quindi è al 100% comunale. E quindi credo che questo sia un ottimo risultato. Le nostre denunce hanno portato a quelli che sono stati anche, diciamo, gli eventi dal punto di vista penale a livello nazionale, perché abbiamo denunciato tutto, sia le false fideiussioni, le appropriazioni delle somme che poi non venivano riversate ai comuni. Sono tutta una serie di passaggi che la nostra amministrazione si può vantare.